Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati, sono Gabino 90, oggi in campo big match della 27esima giornata di Lega Pro Girone B, ancora Matelica Reggiana, bella partita del Conero, io direi di non perderci in chiacchiere, sigla e poi ci vediamo nel rettangolo verde come vedesimo in telecronaca. Stadio del Conero di Ancona, ragazzi, ben ritrovati. Formazione Ancona Matelica con Vitali in porta, Tofanari, Masetti, Bianconi di Renzo in difesa, Papa, Deramo, Del Carro a centrocampo, Rolfini, Fagioli, Moretti in attacco. Andiamo a vedere la Reggiana come si presenta qua del Conero. Voltolini in porta, Rozio, Camigliano, Cauzzi in difesa, Rossi, Libutti, Neia a centrocampo, Cigarini e Sciaudone nella tre quarti, Zamparo, Radrezza, il duo offensivo, scusatemi, della squadra romagnola, inquadrato dietro la porta, Vitali, tutto è pronto, è l'Ancona che batte il primo pallone in questa partita. La formazione di Colavito dovrà fare una gran partita per battere la capolista reggiana, vediamo se ce la farà la squadra biancorossa. Del Carro, scusatemi, Fagioli, Fagioli da fuori col mancino, centrale la conclusione dell'attaccante biancorosso, quinto minuto del corso del primo tempo, subito pericolosa la squadra biancorossa con Alessandro Fagioli, momento positivo dell'attaccante. Attenzione alla Reggiana sulla corsia mancina con Neglia, prova a con un po' di finta a disorientare Tofanari. Bravissimo però quest'ultimo a rimandarlo indietro, poi Bianconi in uscita, che rischio di Alessandro Bianconi, la recupera Papa, siamo nel cerchio del centrocampo, Del Carro in direzione per Moretti, bella questa palla Fagioli, ancora Fagioli, la palla è per Moretti, dall'altra parte viene anticipato Federico Moretti, Libutti la prova in qualche modo, circondato però da due giocatori biancorossi, rimessa laterale per noi. Rimessa si rincarica Deramo di Renzo, cerca Rolfini, viene anticipato da un suo diretto avversario, pallone spazzato nella metà campo dell'Ancona, Bianconi, Papa allarga in direzione di Tofanari, giro palla della formazione dorica, ancora Papa, Del Carro, Deramo in verticale, ha cercato Rolfini, viene anticipato però Rolfini, serve Fagioli, Fagioli prova a girarsi, Fagioli col destro, deviazione, la palla che rimane lì, Moretti viene anticipato mentre stava andando a rete, a tu per tu, era porta ormai vuota, il portiere si era buttato con una deviazione, era stato ingannato l'estremo difensore della Reggiana, poi Del Carro, attenzione, messo giù, calcio di rigore per l'Ancona Matelica al 29esimo minuto. Cari amici, nel corso del primo tempo, rigore nettissimo, messo giù da un difensore della Reggiana, guardate qua, da Sciaudone esattamente, bravissimo Del Carro a rientrare con la finta, dal dischetto se ne incarica Federico Moretti, Moretti contro Voltolini dagli 11 metri per andare sull'1-0, è pronto Moretti, destro, rete, ha segnato Federico Moretti. Alla mezz'ora, 1-0 per noi, Federico Moretti, dagli 11 metri non sbaglia, Ancona Matelica 1, Reggiana 0, siamo in vantaggio contro la capolista del girone B, incredibile. Attenzione però adesso alla risposta della Reggiana con Neglia sulla corsia mancina, ancora contro Tofanari, ma Tofanari oggi è in forma, va a vincere il duello in fase difensiva, fa correre Moretti, Moretti, Moretti non viene contrastato, Moretti pallone in mezzo, Fagioli stop, destro, rete, 2-0 dell'Ancona Matelica al 35esimo minuto esatto, dopo solo 5 minuti al vantaggio dorico, arriva il raddoppio di Alessandro Fagioli, cavalcata di Moretti sulla destra, pallone in mezzo, Fagioli in un bel destro sul primo pallone, non può sbagliare, Ancona 2, Reggiana 0, al Del Conero si raddoppia. Siamo veramente partiti bene in questa partita, approccio giusto alla gara, la squadra di Colavito la vuole vincere questa partita, ancora la Reggiana che adesso prova a ributtarsi nella mischia, ma la recuperiamo noi con Direzzo, c'è un calcio di punizione incredibile fischiato dal direttore di gara contro di noi, calcio di punizione per la Reggiana, attenzione lì al piede fatato di Radrezza che potrebbe andare in porta,
contro Vitali, attenzione, mette questa palla dentro, bravissimo Moretti in chiusura, la recupera Rossi, siamo nella tre quarti campo, prova a mettere questo pallone in mezzo, profondo, l'allontana un giocatore dell'Ancona di testa, attenzione qua Deramo, rischia qualcosa, bravissimo che adesso chiama in causa Vitali. Di Renzo, finisce qua, duplice fischio del direttore di gara, tutti negli spogliatoi. Primo tempo molto molto bene della squadra di Colavito, 2-0 sulla Reggiana, Reggiana che non ha mai impensierito Vitali e la retroguardia dorica. Andiamo subito alla ripresa di questo match. Reggiana che batte il calcio d'inizio di questo secondo tempo. Cauz, 1-2 micidiale, forse ha tagliato le gambe alla squadra romagnola. Camigliano allarga per Cauz. Pallone profondo, colpo di testa di Masetti, bravissimo in anticipo sull'attaccante della Reggiana, prova ancora questi lanci lunghi per Zamparo che di testa le prende quasi tutte, non oggi, Bianconi del carro, l'errore di quest'ultimo, la recupera Redrezza, prova a far partire Rossi, li butti sulla corsia di destra, attenzione al centrocampista della Reggiana che deve tornare indietro a Cigarini per Reneia, prova ad attaccare, ad affondare adesso la Reggiana, pallone in mezzo per Zamparo. Non, attenzione, c'è un altro calcio di punizione. Comunque, incredibile. Calcio di punizione per la Reggiana. Lì ancora Radrezza col mancino. Vediamo se questa volta va in porta. La conclusione: no, mette questa palla spiovente in mezzo. Allontana la retroguardia dell'Ancona. Rossi, approccio migliore della Reggiana in questa ripresa. Prova a mettere questo destro sul secondo palo. Vitali si stende bene alla sua sinistra e fa ripartire subito i suoi con Masetti. Bianconi allarga in direzione di Renzo, chiede la triangolazione con Deramo, ci riesce, parte di Renzo, parte ancora di Renzo, prova questa palla in profondità per servire Rolfini, viene anticipato l'attaccante dell'Ancona Metalica, prova a ripartire la Reggiana, siamo già dall'altra parte, una partita spettacolare, cari amici qua del coro, ripartiamo noi con Del Carro che però si fa soffiare palla sul retto avversario, recupera Cigarini, ancora lancio profondo per Zamparo che di testa ci arriva questa volta. Cerca di allargarla per Neia che la rimette dietro ancora per Zapparo che prova a dare sforbiciata, viene anticipato poi un giocatore della Reggiana. È partita meglio la squadra romagnola che va a recuperare un'altra palla, poi Tofanari riesce comunque a sporcarla, a toccarla per Fagioli, è partito Del Carro per vie centrali, Del Carro, Moretti, taglia Fagioli, 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 mamma, la gran parata dell'estremo difensore, Bottolini della Reggiana che va a togliere sull'angolino basso il gol del 3-0, la doppietta di Fagioli, la recupera Papa che adesso sbaglia il passaggio in direzione di Vasetti, una mischia furibonda lì a centrocampo, la recupera la Reggiana con Rossi, manca 9 minuti più recupera il 90esimo, siamo sempre in vantaggio noi per 2 reti a 0, che partita ragazzi, Tofanari la va a recuperare. Serve Papa in direzione di Del Carro, ancora ennesimo errore in questa ripresa della formazione biancorossa che non riesce ad uscire dalla sua metà campo. Attenzione a Reggiana, adesso è entrata in campo con un altro spiglio. Zamparo sinistro, bravissimo Vella, che si oppone sulla sua sinistra e interviene così sull'attaccante a Reggiana. Sbaglia di Renzo, la recupera Bianconi, Vitali, Masetti. Bello questo giro palla, finisce qua intanto, cari amici, triplice fischio del direttore di gara, l'Ancona batte la Reggiana al Del Carro per 2 reti a 0, grazie ai gol di Federico Moretti e Alessandro Fagioli, bella partita, secondo tempo più Reggiana che Ancona, ma va bene così, l'importante è aver portato a casa la partita, io ragazzi vi saluto, vi ricordo di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, di mettere un like al video e di attivare la campanellina per i prossimi video che andrò a fare sul mio canale YouTube Gabino 90.